Roma, io creo, la presidente Antonella De Tommasi. Il 20 marzo, durante il lockdown, ha aperto tramite Facebook una pagina denominata appunto Grazie col cuore. Si chiedeva a tutte noi hobbiste, creatrici, che eravamo in casa, di realizzare dei cuori, particolarmente questi cuori dovevano avere una scritta grazie, ma con qualsiasi materiale, materiali che dovevamo avere in casa, quindi comunque non ci potevamo muovere, dovevamo utilizzare quei materiali che erano lì. Si è cercato in qualche modo di ricoprire un po' tutti gli ospedali d'Italia e Foggia era rimasta comunque scoperta perché non c'era nessuna referente per portare questi cuori qui in ospedale. Quando Antonella De Tommasi aveva scritto questa domanda su questa pagina Facebook, mi sono proposta e ho detto perché no, vediamo un po' di ricoprire anche Foggia, perché comunque i casi di Covid qui c'erano ed era, cioè mi dispiaceva comunque non rendere grati coloro appunto che stavano facendo tanto, anche di ragazzi che erano appena, era la loro prima attività lavorativa, comunque mettevano a repentaglio la loro vita, ma non solo la loro ma anche le proprie famiglie, perché tornando a casa era comunque un pericolo. Quindi diciamo che il passo successivo era quello di cercare in qualche modo di raggruppare più cuori possibili, cercando in qualche modo di coinvolgere più creative, ma non solo di Foggia. Infatti i cuori sono arrivati da Vieste, Cerignola, Lucera, e come si vede sono di qualsiasi tecniche, non hanno tutti la stessa, non è tutto lo stesso materiale, hanno utilizzato diversi materiali. Il passo successivo era quello di coinvolgere l'ospedale. Infatti quando ho programmato queste email e l'ho inviata qui alla direzione sanitaria, ero incredula perché dopo due giorni ho ricevuto subito la chiamata dalla dottoressa, che era felicissima di questa iniziativa, perché non tutti gli ospedali hanno accettato fin da subito queste iniziative. La manifestazione è una manifestazione estemporanea, una manifestazione spontanea e quindi sentita. Non abbiamo, poi ovviamente la stampa e i mass media ovviamente sono informati di questa iniziativa che copre l'intero territorio nazionale, come anche l'icona della manifestazione dell'attività e Covid ha messo in evidenza tutta una serie di iniziative, parlo del volontariato ma parlo anche delle istituzioni eccetera, dove sono emerse forse le qualità che si riconoscono all'Italia. L'Italia si riconosce per esempio la qualità che quando più è emergenziale una situazione più viene fuori l'indole dell'italiano che risolve il problema, quindi un mix tra capacità di improvvisare ma anche innovazione, anche come dire, attività diciamo inventiva, di fantasia, di ingegno. Si suole dire che l'italiano dà il meglio di sé quando le difficoltà sono più grosse. E a proposito dell'innovazione e della fantasia, devo dire che tutte le iniziative che sono state prese, anche le più ordinarie, sono tutte state caratterizzate da un pizzico di fantasia, che poi è quello che voi rimane, ricorda e che serve non a stupire ma a sottolineare, a meravigliare, a sottolineare quanto amore, quanto solidarietà ci sia stata dalla popolazione e soprattutto dalle, cioè, coloro che sono fatti carico di rappresentarlo come te e come voi. E una delle cose più simpatiche è stata questa, abbiamo visto di tutto nell'ambito delle donazioni, dei meccanismi di interazione, delle magliette, dei fischietti, anche delle modalità di donazione. E un'altra caratteristica è che cioè, praticamente aver coniugato il concetto dell'internazionale, dell'affetto che è il cuore, con forse un elemento di molto spontaneo che ognuno ha potuto esprimere, cioè la fattura, il manufatto, inteso come elemento. Che dire, grazie a questa provincia e anche diciamo, le zone limitrofe, ne siamo usciti veramente bene, con un grande anche professionalmente ben sono chiariti tanti aspetti. È importante non solo per un discorso retrospettivo, ma facciamo le cose, come si vuol dire, anche per ricordarci che è un tema caldo ancora, cioè un tema che può avere ovviamente qualche accentuazione, qualche riverbero, speriamo e crediamo che possa rimanere nell'ambito della compatibilità e non perché le notizie nazionali sono buone, quelle internazionali sono diciamo a marchio di leopardo, ovviamente insomma i confini
alla frontiera est, il fronte est, diciamo come una volta si diceva, è insomma molto turbolento per quanto riguarda la Covid. Quindi ci auguriamo tutti che sia, abbiamo un valore prospettivo di sottolineatura, ma nel caso serva questi segni servono a ricordare anche il futuro impegno. Quindi grazie tre volte per lo sforzo, per la retrospettiva e nel caso serva anche come segnale di incoraggiamento per la prospettiva. Grazie, un bellissimo.